Buongiorno a tutti, si sente. Buongiorno a tutti. Prima di tutto volevo ringraziare gli organizzatori per avermi invitato a parlare a questo incontro, perché per me parlare è sempre fonte di un grossissimo arricchimento, sia dal punto di vista umano e sia dal punto di vista culturale. Umano perché interfacciarsi con tutti voi, a parte l'ansia che dopo tanti anni che parlo non mi sparisce mai, quindi scusatemi se qualche volta mi mancheranno le parole o farò delle pause, ma questo fa parte dei livelli di adrenalina che stanno circolando nel sangue adesso. Dal punto di vista culturale, perché lo scambio e l'interfacciarsi con mondi che non sono sempre i miei, cioè nel senso che io faccio il medico, come ha detto Emilio, di base, adesso si dice MMG, medico di medicina generale, mi porta a essere estremamente pragmatica, e invece momenti di questo tipo sono per me fonte di riflessione, di studio, non solamente sui libri, perché i libri sono importantissimi, ma l'interscambio con altre persone, sia di chi ascolta e di chi invece parla, è fondamentale come, diciamo così, creare un momento armonico e di alterato dello stato di coscienza, ma intendendo un'alterazione di ampliamento dello stato di coscienza, di andare al di là di che sono i limiti del condizionamento, della quotidianità e del lavoro quotidiano. Allora, il titolo del mio intervento è Fisica dell'evento biologico e o biologia dell'evento fisico, che nasce, tra virgolette, volutamente, quasi come un paradosso, una circolarietà del titolo. Poi, preparando la relazione, ho cominciato a vedere e a pensare fisica, cioè l'interazione fra fisica e medicina. Io sono medico, per cui la parte portante di quello che è il mio intervento è quello di cui mi occupo tutti i giorni praticamente da 30 anni, ovvero sia la medicina e la cura dell'uomo. Fisica già dall'antichità nella Grecia e medicina sono state assolutamente interconnesse, sovrapponibili. I medici erano anche fisici, e fisica in questo caso lo intendiamo come natura dell'evento biologico. Evento biologico è un evento di vita, oppure la vita della natura, per cui alla fine diventa non più un paradosso ma un'armonia del titolo stesso. E preparando la relazione, mi metto in difficoltà quando mi parlano in inglese, aumenta il livello di ansia. Ho avuto un attimo di terrore, scusatemi. E all'inizio, e quando ho iniziato a organizzare l'intervento, ho incontrato per caso una frase di Henry Miller che mi è piaciuta tantissimo, e che dice: e all'inizio fu il mondo, l'uomo entra in scena, egli è l'atto, non l'attore. E siccome nella medicina quello che si cura è l'uomo, vediamo cos'è, dal mio punto di vista, da quello che è in questo momento il mio parlare, l'uomo. L'uomo è l'espressione biologica di un fenomeno fisico. E questo l'uomo, quando si parla dell'uomo in generale, quindi l'essere umani, l'individuo, cioè quello con cui io mi interfaccio in maniera assolutamente pragmatica tutti i giorni, è il prodotto della sua interazione ambientale. Quindi ogni individuo è a sé, perché ogni individuo ha una sua interazione ambientale. E anche se noi volessimo prendere l'uomo come una cosa assolutamente a sé, indipendentemente dall'interazione ambientale, all'interno dell'uomo stesso ci sono tali e tanti sistemi
che anche considerando l'uomo entità biologica isolata dall'ambiente in cui vive, per conoscere l'essere umano è necessario conoscere le leggi che regolano la sua interazione ambientale. L'uomo a sé non ci dice niente dal punto di vista mio, cioè come possibilità di curarlo. Per conoscerlo devo conoscere le leggi che regolano quello che è per ogni individuo la sua essenza, cioè la sua interazione con l'ambiente. Allora, tante volte si sente parlare che la medicina è una scienza. A noi medici, io ripeto, parlo sempre di quello che è il mio mondo della medicina, appunto, di base, quindi a volte mi fanno delle domande a cui io dovrei rispondere in maniera assolutamente perfetta, sì, no, senza avere delle perplessità, dei dubbi, molto banalmente, cioè è meglio fare il vaccino, è meglio non farlo, è meglio prendere questa terapia, è meglio non farla, cioè a ognuna di queste domande io dovrei rispondere secondo quello, tra virgolette, che vengono definiti dei protocolli. Ma la medicina è una scienza? Non so, io vi do la definizione di scienza. Per scienza si intende un complesso organico di conoscenze ottenute con un processo sistematico di acquisizione delle stesse, allo scopo di giungere ad una descrizione precisa della realtà fattuale delle cose e delle leggi in base alle quali avvengono i fenomeni. Mi scuso, è l'unica definizione così lunga, di cui ho preso i tre principi fondamentali. Gli elementi chiave del metodo scientifico sono l'osservazione sperimentale di un evento naturale, la formulazione di un'ipotesi generale sotto cui questo evento si verifichi, la possibilità di controllo dell'ipotesi mediante osservazioni successive. Allora, detto questo, che sono tre elementi fondamentali, nello studio dell'uomo e quindi dell'individuo, l'imprevedibilità dell'interazione ambientale fa sì che non si possa parlare di scienza, per cui non ci possono essere, nell'ambito della cura, dei protocolli, delle risposte sempre certe. Questo perché la medicina non può essere considerata una scienza, ma piuttosto un'arte che si avvale dell'apporto di diverse discipline scientifiche, che sono fondamentali, perché la medicina è una tecnica, cioè arte, tecnica con la T maiuscola, con un suo proprio sapere conoscitivo e valutativo. E il medico è quel professionista che utilizza un mezzo, cioè la tecnica, per perseguire il fine ultimo che è la cura dell'uomo. Cura dell'uomo per lo stato di salute. Amplio il concetto di stato di salute che è stato detto prima, ma perché secondo me è importantissimo ampliarlo, proprio per quello che stiamo facendo qui. Lo stato di salute, secondo l'OMS, è non solo l'assenza di malattia, è troppo poco per essere definito salute, sarebbe assenza di malattia, ma è lo stato di benessere fisico, psichico e sociale. L'OMS, questa definizione nasce più o meno degli anni 70, e quindi sottolineo questo perché già allora si parlava di quanto fosse importante anche la sua interazione con l'ambiente e quanto invece la terapia, la medicina, una certa visione di quello che è la cura medica, queste cose le abbia assolutamente dimenticate e non valutate. Purtroppo questo limita la possibilità di utilizzare quello che le varie scienze di cui la medicina si avvale, che siano scienze fisiche, scienze biologiche, che siano scienze economiche, che fa parte dell'ambiente, che siano scienze ecologiche,
possono essere armonizzate, visto che tutta mattina si parla di armonia e visto anche l'esperienza che abbiamo fatto prima, armonizzate, integrate, per far sì che la medicina diventi la cura vera e il vero benessere dell'uomo. E si dà invece la possibilità a ognuno, a ogni scienza, di dilatare, ma soprattutto di andare oltre la loro valenza applicativa, invadendo il campo dell'antropologia, che è il campo dell'essere umano, utilizzando a volte, anzi direi quasi sempre, linguaggi diversi, perché il linguaggio diventa poi un mondo su cui si interfacciano i vari campi. Quello che abbiamo assistito prima è un indagio, quello che abbiamo fatto prima con il suono, quello è il suono, ci ha unito tutti e ha messo tutti in una situazione di armonia. Quando questo suono diventa linguaggio e questo linguaggio diventa mediato dalla ragione, a questo punto ci condiziona. Non siamo più noi che formiamo il linguaggio, ma il linguaggio che condiziona la nostra preparazione. Ed è per questo che vi lascio l'ultima immagine, al quale io non voglio dare una spiegazione, non faccio nessun commento, perché secondo me perderebbe di valore empatico il messaggio che invece vuole dare e che è il riassunto di tutto quello che ho fatto della relazione di oggi, e che è questo. Seldi parla a Linus e dice: qualche mattina mi voglio alzare presto per vedere sorgere il sole. E Linus dice: in realtà non è il sole che sorge, è la terra che gira. E Seldi dice: qualche mattina mi voglio alzare presto per vedere la terra che gira. Grazie.